Allora, direi che benvenuti, io sono Mighty Marz e siamo qua a Warframe con il nostro mitico Nezca, Nezza, Non Nezza. imparerò mai a dirlo. Oggi facciamo una bella cosetta. Superiamo Urano e andiamo verso Nettuno. Ho dovuto fare per 5 volte, perché qui te lo richiede, completa 5 missioni qualsiasi tipo su Urano con la sola arma da corpo a corpo equipaggiata. L'ho fatta. Da quello che vedo, superando questo raccordo qua, mi dà anche lo schema per il chassis Chroma, che è un tenno che da tanto tempo che lo vorrei fare, che è uno di quelli che forse mi potrebbe piacere più di tutti. Dico potrebbe perché ancora non l'ho mai provato, però occhio. Potrebbe essere uno dei miei favoriti di tutto il gioco. E quindi ben per me che me lo dà. Però mi dà solamente lo chassis, non è che ti dà proprio tutto, anzi. Quindi intanto prendiamo quello. Adesso questo c'è da batterlo. Ok, già andato? Mamma mia, difficile, eh? Oh, mamma mia. Chi era? Morta in 3 secondi, ma che cos'è? Il secondo sogno che mi ha sbloccato anche una missione. Che con le missioni sono molto indietro, ragazzi. Please, do find the rest of those proofs. I must solve these Gamma, equations. gamma The core suspense is killing schema, me. che non so se è buono, ma credo proprio di no. Il secondo sogno me l'ha sbloccato, il chroma chassis. Sono curioso di vedere. Ok, queste sono tutte le nostre belle missioni che faremo. Mamma mia. Cioè, ragazzi, a me questo gioco mi piace, perché mi piace. Il problema è che bisogna passarci troppe ore, cioè. È veramente infinito sto gioco qua. Cioè, qui quando ci hai passato 300 ore hai fatto il 10% del gioco, forse. Cioè, questo è un gioco che ipoteticamente è infinito. Allora, non è vero, di Chroma abbiamo anche la ne neuroottica, non me lo ricordavo. Quindi noi facciamo lo chassis che... Ah no, mi manca Frost Chassis. Ma già, perché lui essendo Chroma utilizza anche parti di altri. Ma che balle, lo posso dire che balle? Quindi Chroma neuroottica l'abbiamo. E ci manca il Frost Chassis per fare il Chroma Chassis. Mancava anche che devo fare le combinazioni di altri. E già fare e riunire tutti gli elementi non era semplice, bisognava complicarlo ancora un po' di più. Poi mancherebbe croma sistemi e volte neuroottiche. Bella roba, belle balle Billy, sì, proprio. E a questo punto andiamo a vedere la situazione missioni, che è drammatica perché io sono di rango 7, dovrei passare all'8 adesso. Ma ragazzi, qui mi manca, vabbè, prerequisiti io qui non l'ho fatto, l'ho saltato. Poi non ho fatto il teorema del limbo perché, ragazzi, questa è nello spazio, va fatta molte volte. E praticamente trovo sempre gente, che giocatori che la fanno una volta, massimo due, e poi se ne vanno. In realtà questa missione qui io credo che superarla va fatta più volte, forse anche tre, prima che ti dia quello che serve, almeno credo. Però noi adesso da allora facciamo un secondo sogno, guardate bello. Infiltrare gli archivi Crimea, e noi l'avviamo. C'è anche un intro. Who destroyed the Orokin? Your way of life. Who do you hunt, Shadow, to cleanse your despair in their blood? Sever their heads, yet they rise again. Someone has hidden the
Tenno essence, their truth from you. Logos! I know where she hides the Tenno heart. A womb in the sky, forbidden to my kind, but where you will take me. I am Anhao, sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my edge, leave it beating from its nest. Mi sa che a questo giro, spero, credo, me lo auguro, che troviamo la spada più forte del gioco. Mi sa. Perché io in realtà lo schematic l'ho trovato, che è questa qua, in fondo, un miliardo di cose. Do not let this happen. Allora, perché io praticamente la war ce l'ho perché ho trovato lo schematic a caso, un gran bucio di fortuna, e l'ho trovata, e quindi mi manca solo la broken war, che mi hanno detto che si trova nel secondo sogno. Beh, a quanto pare dalla presentazione sembra proprio vero, quindi noi andiamo a fare il secondo sogno. Allora ragazzi, siccome la missione furtiva per me sono disastrose, sono andato a prendermi Wukong, che almeno diventa praticamente acqueo, vapore acqueo, nuvola. Eccoci qua, e stai zitta un secondo. Mamma mia, quanta chiacchiera questa. Sì, tanto questa è una missione che va fatta con calma. Ci vuole 3 ore e mezzo. 3 ore e mezzo ci vuole. No, ma che è che mi ha visto? They spotted you. Ma vaffan. Ma andate. Quindi. Oh, l'ho fatti tutti. Ma che cazzo? Ah, non ho cavolo. Ok. Basta! L'ho disattivato l'allarme. Forza, andiamo. Lì c'è anche la mappa. Hanno messo tutte le cose che odio. Allora me lo fai apposta. Eccoci qua ragazzi, dopo 20 anni che girocolo, quindi le acque profonde, ma nemmeno. Che cacchio, esco di qua. Capito, però io adesso, come secondo voi, facciamo così, ma qual era questo? No.
Così. E arrivederci al secchio. Oh. 3 ore che ho girato in quelle acque putride, maledette. Senza capirci poi alla fine niente. Dovessi rifarlo, sarebbe lo stesso identico dramma. Però, vabbè. Cioè, non è che non sia carino. È complicato. Che cosa c'è? Altra acqua, no, per l'amor di Dio, altra acqua, no. Sono allergico all'acqua. Allora, vediamo perché ho perso la manualità in queste cose. Ok. Uno. Ci ho messo tipo mezz'ora. Ti voglio tornare indietro, qua. Come torno? E chiuso qua. Ah no, quindi c'è andare nell'acqua per forza, ma lo sapevo io, no? Speriamo che non sia il medesimo labirinto. È il medesimo labirinto, perfetto. Grazie, ci vediamo tra un'ora e mezzo. Ok, sembra che sono uscito subito, ragazzi, incredibile. Ok, adesso andiamo al punto B. Chi è? Che strano. Che è quello? Questo è nel mezzo lì. Ragazzi, ma chi è che suona? C'è un punto per disattivare l'allarme? No. Ok. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Dai, veloce, perché qui l'abbiamo già disattivato un paio di volte l'allarme. Eccoci qua, ragazzi. Non fa scattare l'allarme, sennò addio missione. Lo sapevo, no? Mi dica che c'è dell'altra acqua, vai, per favore. E te pareva, mortaccia, ci sono. Perché? Odio l'acqua, io. Odio l'acqua. Ah, non c'è l'acqua. Non c'è l'acqua. Ho capito tutto di questo gioco. Sono un fenomeno. Che ce la fa qua? No, è scattato qualcosa. Spero che non sia una roba a tempo, perché sono... altamente... ma c'è pieno di laser qua, mamma mia, di sensori. Dove... cosa... alarms have been triggered. You need to retrieve that data before the data destruction is complete. Sono scattati l'allarme, ma vaffanculo, ma io ho sparato! Non li devo sparare. Ma non c'è un'entrata qua? Oh. Non ci sto
aprendo una secchia. Chi è che mi conta? Dove dai? Ecco. Non capisco che cavolo devo andare. This data vault has already been raided. The data is damaged, but there could be a message here. I need another data sample to piece it together. The Tenno Hive has corrupted your precepts. Ah, fallito, ottimo. And make you right. Quindi vado in C direttamente. You will never find them, Hun Hao. Oh. When I see your mind, I already have found them. Wait. You owe me their lives. Allora, speriamo almeno il secondo di beccarlo. Ragazzi, non sono... Alarms reset. Acqua? No, acqua no, ti pareva l'acqua. E lo sapevo io l'acqua, no? Che se si sposta, basta che non sia un labirinto in tutto. Ragazzi, finché così ci si può stare, insomma. È abbastanza evidente che bisogna passare, basta che non sia un labirinto come quello di prima. Infatti vabbè, io mi perdo ugualmente, non è che. Io dovrebbe essere aperto, però è chiuso. Beh. Sono appena bruciato ufficialmente, perché non so cosa fare. Sono nella stanza sbagliata forse. Ma il cimelo è da qua, però qui non è. È su un piano superiore. Allora qua. Ok. E qui? No. Anche qua solo. Nessun altro? Le due erano abbastanza. This is bizarre. It's for me. I need a moment to contact this person. Get to extraction. Per fortuna, ragazzi, 2 su 3 li dà. Per fortuna. Se no mi tocca farla un milione di volte. Vai, 2 su 3, la data buona. Non torniamo mai più. Vabbè ragazzi, direi di concludere qui, visto i risultati abbastanza drammatici, come fare una missione senza capirci niente, senza far capire niente a voi. Solo io posso fare una roba del genere, perché veramente siamo al limite, proprio lasciamo perdere. Comunque, andata come è andata, però ce l'abbiamo fatta. E quindi abbiamo fatto la prima missione del secondo sogno, la prossima volta faremo la seconda missione, così via, fino insomma a completarla, speriamo. E ragazzi, spero che almeno vi siate divertiti. Come sempre, lasciate un like, iscrivetevi e commentate. Quindi ci vediamo al prossimo giovedì.